Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi io offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo. Nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi metta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, mettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma. E come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 1, capitoli 17 e 18. Da allora in poi ricordo si accese in me tanta brama di patire che non si è smorzata ancora. Ricordo ancora che dopo la comunione lo pregavo ardentemente che mi concedesse il patire e lui delle volte per contentarmi mi pareva che prendesse le spine della sua corona e mi pungeva il cuore. Altre volte mi sentivo prendere il cuore tra le sue mani e me lo stringeva tanto forte che per il dolore mi sentivo perdere i sensi. Quando avvertivo che le persone se ne potevano avvertire qualcosa e lui disposto a darmi queste pene, subito gli dicevo: Signore, che fai? Vi prego a darmi il patire, ma che sia nascosto a tutti. Fino ad un tempo mi accontentò, ma i miei peccati mi hanno reso indegna di patire nascosta, senza che nessuno se ne avvedesse.
Ricordo che molte volte dopo la comunione mi diceva: "Non potrai veramente assomigliarti a me se non per mezzo dei patimenti. Finora sono stato insieme con te, ora voglio lasciarti un po' sola, senza farmi sentire. Vedi, finora ti ho portato per mano, insegnandoti e correggendoti di tutto, e tu non hai fatto altro che seguirmi. Adesso voglio che faccia da te stessa, però più attenta che prima, pensando che io ti sto fissamente guardando, solo senza farmi sentire, e che quando ritornerò a farmi sentire verrò o per premiarti se sarai fedele, o per castigarti se mi sarai ingrata." Rimanevo tanto spaventata ed atterrita a tale intimazione che gli dicevo: "Signore mio, signore, mio tutto e mia vita, come potrò sussistere senza di te? Chi mi darà la forza? Come, dopo che mi hai fatto lasciare tutto, in modo che mi sento come se nessuno esistesse per me, mi vuoi lasciare sola e abbandonata? Che vi siete forse dimenticato quanto sono cattivo e che senza di voi nulla posso?" E per questo, appunto, prendendo un aspetto più serio, mi soggiungeva: "È che ti voglio far ben capire chi sei tu. Vedi, lo faccio per tuo bene, non ti rattristare. Voglio preparare il tuo cuore a ricevere le grazie che ho disegnato sopra di te fino adesso. Fino adesso ti ho assistito sensibilmente, ora sarà meno sensibile, ti farò toccare con mano il tuo nulla, ti fonderò bene nella profonda umiltà per poter edificare sopra di te altissime mura. Quindi, invece di affliggerti, dovresti rallegrarti e ringraziarmi, perché quanto più presto ti farò passare il mare tempestoso, tanto più presto giungerai al porto della sicurezza. E a quante più prove dure ti assoggetterò, tante grazie più grandi ti darò. Coraggio, dunque, coraggio, e poi verrò presto." Nel dirmi così mi pareva che mi benediva e si partiva. Chi potrà dire la pena che sentiva, il vuoto che lasciava nel mio interno, le amare lacrime che versavo? Mi rassegnavo però alla sua santa volontà. Pareva che da lontano gli baciavo la mano e che mi aveva benedetto dicendogli: "Addio, sposo santo, addio." Mi vedevo che tutto per me era finito, mentre lui solo tenevo, e che mancandomi lui non mi restava nessun'altra consolazione, ma tutto si convertiva in amarissime pene. Anzi, le stesse creature mi stuzzicavano, in modo che tutte le cose che guardavo pareva che mi dicevano: "Vedi, siamo opere del tuo amato, e lui dov'è?" Se guardavo acqua, fuoco, fiori, anzi le stesse pietre, subito il pensiero diceva: "Ah, queste sono opere del tuo sposo. Ah, loro ho il bene di vederle e lui non lo vedo. De opere del mio signore, datemi notizie, ditemi dove si trova." Mi disse presto che sarebbe venuto, ma chissà quando. Delle volte giungevo a tanta amara desolazione che mi sentivo mancare la respirazione, gelare tutta, ed un fremito per tutta la persona. Delle volte se ne avvertiva la famiglia e l'attribuivano a male corporale e volevano farmi mettere in cura e chiamare i medici. Delle volte tanto insistevano che giungevano, ma io però facevo quanto più potevo di starmene sola, sicché poche volte avvertirono. Mi ricordavo ancora tutte le grazie, le parole, le correzioni, i rimproveri. Vedevo con occhio chiaro che tutto l'operato fin qui, tutto era stato opera della sua grazia, e che di me non restava altro che il puro niente e l'inclinazione al male. Toccavo con mano che senza di lui non più sentivo l'amore così sensibile, quei lumi così chiari nella meditazione, in modo che restavo le 2 o 3 ore, ma però facevo quanto più potevo di fare quello che facevo quando me lo sentivo, perché mi sentivo ripetere quelle parole: "Se mi sarai fedele, verrò per premiarti, e sei ingrata per castigarti." Così passavo quando 2 giorni, quando 4, più o meno come a lui piaceva. L'unico mio conforto era riceverlo in sacramento. Ah sì, certo, lì lo trovavo, non potevo dubitare, e ricordo che poche volte non si faceva sentire, perché tanto lo pregavo e ripregavo ed importunavo che mi contentava, ma però non amoroso e amabile, ma severo. Bene, per commentare questi 2 splendidi scritti bisogna ricordare il titolo, diciamo così, di questa serie di meditazioni, che si chiama "Come ci si prepara a vivere nel regno del Fiat Supremo o nel regno della Divina Volontà, come preferiamo." Ed è appunto l'approfondimento della storia d'amore e di formazione che Gesù ha compiuto con Luisa prima di darle il dono dei doni, il portento dei portenti, la grazia delle grazie, la santità delle santità, che è appunto quella di vivere nel divin volere.
Oggi abbiamo un altro tassello fondamentale. Gesù nel Vangelo di San Giovanni ha detto: senza di me non potete fare nulla. Non potete fare qualcosina, insomma, ma non potete fare nulla. Ora, quello che Luisa ha vissuto in maniera mistico-straordinaria è comunque, come ci insegna Sant'Ignazio di Loyola, ciò che ogni anima deve vivere a livello ordinario per raggiungere due obiettivi. Uno, attaccarsi ancora di più a Gesù e distaccarsi ancora di più dalle creature. E due, soprattutto, avere una profondissima conoscenza esperienziale, sapienziale, quindi, del proprio nulla assoluto, cioè del fatto che noi da noi stessi non solo che non facciamo niente di buono, ma niente, niente zero, piuttosto combiniamo solo guai, per quanto piccoli essi siano. Allora, cosa ha vissuto Luisa in maniera straordinaria? Abbiamo sentito, no? Luisa aveva già la presenza sensibile di Gesù. Più avanti, lo vedremo nelle meditazioni successive, spiega i quattro modi straordinari con cui Gesù le parlava, alcuni dei quali, figlioli miei cari, sono propri dei più alti gradi della mistica. Quindi è esperienza comune di tutti i mistici, tutti, nessuno escluso. Che se tu hai specialmente le forme più alte di comunicazione con Gesù, succede una cosa molto semplice, che se lui si ritrae, non si campa più, cioè non si può proprio vivere, cioè si muore senza morire. È una cosa allucinante che possono comprendere soltanto le persone che hanno vissuto cose di questo genere. Ecco, non è dato a un comune mortale di comprendere questo se non in via molto molto analogica, d'accordo? È come se uno avesse la cosa più bella che possa desiderare che all'improvviso gli viene tolta. Però questo è un paragone flebile, ecco, perché una cosa è una cosa temporanea, temporale, umana, piccola. Il soprannaturale è un'altra cosa, perché è una cosa grossa. Quindi, come dire, il grado di coinvolgimento e di attaccamento che il soprannaturale provoca a sé non è paragonabile, da un punto di vista oggettivo, questo ci si arriva semplicemente con la speculazione teologica, a quello di qualunque altra creatura umana. Quindi, noi abbiamo l'analogato di questo, e questo è quello che spiega Sant'Ignazio, con le grazie sensibili che Gesù ci fa. Quindi periodi di fervore, di consolazione, quando te lo senti vicino, quando preghi facilmente, quando durante, non lo so, l'adorazione, questo insomma si spera che più o meno tutti lo vivano perché Gesù lo fa vivere a tutti, siano dei momenti di grande trasporto, di grande consolazione, a volte anche fino alle lacrime, e si fanno tanti atti di amore a Gesù, quindi queste che sono altissime grazie ordinarie. E che il Signore concede proprio per innamorare l'anima di sé, anche se si trovano dentro l'orizzonte appunto delle grazie ordinarie. Cosa dice Sant'Ignazio? Dice che Gesù fa così per un'anima per un pochino di tempo, dopodiché la lascia. E perché? Per gli stessi motivi per cui ho lasciato Luisa. Primo, perché l'anima possa percepire quanto si è innamorata di Gesù e quanto gli manca lui. E come tutte le altre creature non possono riempire il vuoto lasciato dalla sua presenza. Questo non basta che noi lo sappiamo, dice sì, ma è vero, cioè, non c'è niente come Gesù. Non basta. Dobbiamo fare un'esperienza sensibile. D'accordo? Secondo, quando noi rimaniamo da soli, cominciamo a vedere. La preghiera diventa può diventare un incubo addirittura. Cioè, uno non riesce a stare fermo, a stare in meditazione, a stare in adorazione, sta lì davanti al Santissimo Sacramento, non gli esce fuori una parola, gli sembra che sta a perdere tempo. Dice: ma che sto a fare qui? Insomma, Signore mio, è impossibile che sono diventato così
impietrito, così gelato, insomma, non mi esce manco mezza parola. Tu stai qui nel Santissimo Sacramento. Stessa cosa capita quando uno fa la meditazione, non riesce a tirare insieme due idee, non riesce a fare soltanto un gesto di affetto, o quando uno dice rosario e comincia che sta proprio con la testa, no, per aria, ma peggio, e quindi alla fine dice: ma sarà valido sto rosario, insomma, se sarà girata dall'altra parte la Madonna, ma che ho detto, mi ricordo manco cosa ho detto, se finivo bene tutte le decine, non riuscivo manco a contarle. Ecco, esperienze di questo genere. Noi rimaniamo impressionati. Che cosa bisogna fare in quei momenti? Ecco il punto fondamentale perché Gesù ce li fa vivere. Allora, numero uno, umiliarsi. È il momento in cui Gesù ti sta facendo vedere che tu senza di lui veramente non sei nulla e non puoi fare nulla. Quindi umiliarsi, umiliarsi, umiliarsi. Numero due, e questa attenzione, bisogna, vedete che Luisa lo faceva, no? Diceva, io lo chiamavo e qualche volta veniva a me, non poche volte, almeno nel Santissimo Sacramento. In quei momenti, capite, bisogna fare come fa un innamorato che vive distante dalla sua fidanzata e che non ce la fa più. E allora che fa? Se è impossibilitato per quanto sta lui di poterla raggiungere, fa gli SMS, gli manda, dice: amore mio, mi manchi tanto. Fa una telefonata, dice: ma quando ci vediamo, non ce la faccio più. Tutte queste cose, cioè tutto quello che noi conosciamo, diciamo di piccolo, ma di autenticamente segnato dall'amore che proviene dall'amore umano, vige paro paro nell'amore soprannaturale. Allora, Gesù, questo non vi stupisca, vuole farsi desiderare. Perché? Perché attraverso il desiderio aumenta l'amore di lui e aumenta ulteriormente il distacco dalle creature. Vedete, vedete Luisa, no? Luisa si interfaccia, perdonatemi il termine, bene con questa realtà, perché quando vede le creature dice: oh, e vedete, comincia a vedere i segni, cioè comincia a vedere le creature con un occhio differente, no? Dice: voi siete state fatte dal mio amato, voi ci state, ma lui non c'è. E quindi, come dire, passa la ginnastica del desiderio, capite? Non si ferma alla creatura. Invece la débâcle, quindi, cosa non si deve fare in quei momenti lì, è cercare conforto e consolazione nelle creature. Questo è quello che Gesù non vuole vedere. E se lo si fa, è la fine, perché torniamo indietro, facciamo dei tonfi catastrofici e Gesù è enormemente addolorato. Allora, perché c'è un'altra soluzione purtroppo, no? Ah, Gesù non ci sta più, non sono più felice e contento, allora che faccio? E allora mi rivolgo alle creature, cerco compensazioni. Allora, non lo so, adesso faccio gli esempi anche i più sciocchi che possono venire, no? Accendo la televisione, metto a guardare la televisione e cerco la compagnia umana, cerco la compagnia delle creature. E attenzione, non è una cosa negativa stare con le creature, no? Questi bisogna sempre capire che sono atteggiamenti del cuore, cioè se tu vai in cerca delle creature perché cerchi compagnia e perché vuoi in qualche modo stordirti, quindi dimenticarti che Gesù non c'è, senza invece invocare lui e trascorrere il tempo facendo la ginnastica del desiderio e rimanendo però fedele. Cioè, guarda, io non me ne vado da nessuno fino a quando non torni tu, non mi darò pace. E continuerò a chiamarti, a chiamarti, a chiamarti, e vediamo se ti stanchi prima tu a stare lontano o mi stanco prima io a chiamarti. E quando succede questo, questa esperienza di tutti gli uomini e le donne di Dio, diciamo così, Gesù non ce la fa. A un certo punto, in qualche modo, vedete che con Luisa lo faceva, con Luisa addirittura sospendeva le prove, perché si faceva sentire in maniera sensibile nel Santissimo Sacramento. Lo pregavo e riparavo e ripregavo ed importunavo che mi contentava. Capite? Quindi Luisa ha vissuto bene la prova. Quindi Gesù si nasconde, lo chiamo, lo richiamo, lo prego, lo riprego, lo importuno. Cioè, se uno
C'è qualcosa nella mistica che hanno lasciato qualcosa scritto i grandi uomini di Dio, ma queste cose le custodiscono gelosamente, insomma, nel cuore, no? Perché, ripeto, è un rapporto di amore soprannaturale e quindi come c'è una certa riservatezza, diciamo così, nell'amore umano, non è che qualcuno va a mettere in giro, insomma, cosa fa con la moglie, con la fidanzata, con il marito, insomma, come lo corteggia, come lo invoca, come lo coccola, sono cose intime, sono cose private, no? Ecco, per cui non c'è molto in giro, però qualcosina, ecco, quel poco che basta per farsi un'idea, qua e là la si può spulciare, insomma, andando a leggere le vite dei santi, le esperienze anche soprattutto dei mistici in questo caso, no? Quindi quelli che sono stati a contatto soprannaturale con Gesù e con Maria. E quindi bisogna fare soltanto questo. Guai, ripeto, e questo lo fanno quasi tutti, se subentrano i surrogati, perché l'amore alla creatura e l'amore al creatore, attenzione, e come l'amore alla creatura intesa come attaccamento, quindi come ricerca di vita, di gratificazione, perché poi vedremo sia Luisa, ma tutti, no, nel regno della Divina Volontà, il prossimo bisogna amarlo, bisogna avere una carità, come dire, finissima, soprannaturale, delicatissima, guai, ecco, se non si ha, cioè il prossimo, quando si trova dinanzi un uomo di Dio, deve vedere in quell'uomo, in quella donna di Dio, proprio un riflesso vivo dell'amore di Dio, che è un amore ardentissimo, che è un amore interessato, no? Cioè, Dio ci ama ciascuno di noi e anche la Madonna, che è la copia di Dio, come se fossimo l'unico, quindi c'è tutta l'attenzione di questo mondo, però l'amore tra creatura e creatura, pur avendo queste caratteristiche, deve essere distaccato. E torniamo sempre sullo stesso punto. Cioè, io sono attaccato a Gesù e a Maria soli, cioè se non c'è niente e ci stanno loro va tutto bene, se non ci stanno loro e ci sta tutto non va niente bene. Questo, ripeto, vale per tutti, anche per persone sposate. San Paolo scrive nel settimo capitolo, se non ricordo male, della prima lettera ai Corinzi, quando parla della verginità consacrata e anche della liceità del matrimonio, no? Dice, va bene, chi si sposa, quindi vive questa dimensione dell'amore umano come donazione totale reciproca nell'orizzonte del segno dell'amore di Cristo con la Chiesa, ma è chiaramente un amore coinvolgente, no? Perché chi si sposa dedica la sua vita e spende la sua vita per amare e onorare una creatura, d'accordo, a cui si è donato, e in questo consiste la volontà di Dio nell'adempiere questa sua missione, no? Attenzione però, San Paolo dopo dice: il tempo si è fatto breve, d'ora in poi, dice, queste sono le sue parole, quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che hanno figli come se non l'avessero, quelli che hanno i soldi come se non ce li avessero, eccetera, eccetera. Cosa significano queste espressioni? Significano queste qui, cioè che tu devi amare Gesù più di tua moglie e che la moglie, una donna, deve amare Gesù più del marito. E questo non a chiacchiere, capito? Non a teorie, non a pie illusioni, ma a fatti. Capite? In modo tale che, per fare un esempio, no? Ci sono due esempi che fanno capire, no? Supponiamo che tua moglie o tuo marito ti chieda di fare qualcosa che non è secondo la legge di Dio. Per esempio, per fare oggi non andiamo a messa, fammi da domenica, fammi contenta, andiamo a fare un bel viaggio e la messa, pazienza, ci andremo un altro giorno. Se io faccio questo per amore del mio sposo o della mia sposa, pecco, vado contro la volontà di Dio. D'accordo? Oppure immaginiamo, ecco, i disordini nella vita intima, d'accordo? Ah, per amore mio, guarda, per favore, il figlio non lo voglio, quindi stiamo un po' attenti così, eccetera, 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 a destra e a sinistra. Oppure cose innominabili, ecco, anziché vivere la santità della sessualità coniugale, che la Chiesa raccomanda che deve essere vissuta in modo umano e onesto, usa queste due parole. E tutti gli sposi devono meditarle profondamente a lungo,
e se non capiscono parlare con qualche prudente sacerdote perché dia le opportune spiegazioni anche nel merito, supponiamo che uno si metta in testa di fare, come dire, vita sessuale intraprendente, diciamo così, e lo chieda. Il coniuge non può e non deve assecondare desideri peccaminosi del marito o della moglie per amore suo. E il marito e la moglie deve ben saperlo, dice: guarda, amore mio, cioè io ti amo con tutto me stesso come ti ho promesso, ma sopra di te c'è l'Altissimo. Quindi non ti venisse in mente di metterti di traverso con l'Altissimo perché mi complicheresti la vita, ma stai tranquillo che io non esiterei ad amarti amando lui prima e più che te. Questo significa. C'è l'altro esempio estremo. E se tua Maria e se il Signore dovesse chiederti il sacrificio della moglie o del marito, che fai? Ti disperi? È finita la vita? Dice, è finito tutto? Mi è mancato il sostegno della mia esistenza? È ovvio che una cosa del genere tutti capiamo che sarebbe un dolore, una prova, una sofferenza enorme, no? È durissima, ecco. Ma noi non possiamo conoscere i divini voleri. Se Gesù te la chiede, che fai? Te la prendi col padre e dice: ah, mi hai tolto la luce dei miei occhi, come il profeta Ezechiele, no? Ti tolgo la luce dei miei occhi. E adesso come farò? Adesso sono rimasto da solo. Facciamo così. Ecco, ecco che cos'è la libertà di spirito, la libertà interiore, il distacco interiore da tutte quante da tutte le creature. Ripeto, questo non vuol dire diventare dei congelatori, perché Dio non ama i congelatori, d'accordo? La Madonna e Gesù avevano un cuore infuocato, è descritto e rappresentato in questo modo, no? Hai visto l'immagine del Sacro Cuore del Cuore Immacolato di Maria? Sta fuoco che arde lì. È chiaro che è un fuoco che è la carità, che arde anzitutto come ardore nei confronti di Dio. Per Gesù nei confronti della volontà del Padre, per la Madonna nei confronti di Dio e della divina volontà, d'accordo? Certo, però il fuoco è sempre fuoco, quando si accosta a un essere umano, l'essere umano lo sente il calore del fuoco, d'accordo? Perché anche se la sua direzione preminente è l'alto, sapete che le fiamme, quando uno accende il fuoco, le fiamme, come dire, volano verso l'alto, cioè hanno un moto perpendicolare in su, no? Però se uno si avvicina al fuoco, anche se le fiamme volano verso l'alto, lo sente il calore. Ecco, in questo senso, no? Quindi è bellissimo questo. Quindi guai quando il Signore si allontana, e si allontana, ripeto, uno per farci prendere coscienza del nostro nulla. Quando succedono queste cose, non dobbiamo inquietarci, cioè la meditazione è rimasta un disastro. Cosa bisogna fare in quei casi? I maestri di spirito dicono: facevi mezz'ora, 31 minuti. E con l'adorazione che facciamo? Quanto era l'adorazione al giorno facevi? Mezz'ora? Un'ora? Un'ora e mezza? Due? Allora, se è mezz'ora, 31. Se è un'ora, un'ora e un minuto. Se è un'ora e mezza, un'ora e 31. Se è 2 ore, 2 ore e 1 minuto. Quindi ci vuole. E che faccio in quelle 2 ore? Inventate qualcosa, porta del libro, leggi, fa rosario, stai lì, buono per tutto il tempo che stavi prima, non un secondo di meno. E poi, anziché andare a cercare il rifugio e il conforto delle creature, comincia il canto di invocazione. Vieni, Signore Gesù, vieni nella mia anima, non lasciarmi solo per troppo tempo, non vedi che sto male senza di te. E fa che almeno in questo momento non faccia stupidaggini, non mi allontani dalle tue vie, non ti offenda, non faccia peccati, io voglia a fare ginnastiche. Questo è fondamentale, questo è un altro passaggio fondamentale perché questo radica nel cuore quella profondissima unione con Gesù e con Maria in cui consiste la quintessenza della santità, d'accordo? Quel desiderio di stare con loro. Cioè, due amanti terreni, due amanti è brutto parola, no? Due innamorati, due sposi, quando è che funziona un matrimonio o un fidanzamento? Quando desiderano stare insieme.
Il più a lungo possibile, e se dopo 50 anni ancora si comportano a volte come fidanzatini che si cercano, che vogliono stare insieme, che si vanno a fare un viaggetto insieme, ottimo segno, vuol dire che quel matrimonio funziona bene. Perché quando c'è l'amore, non ci si sazia mai della presenza dell'altro, no? Se questo può essere vero per una creatura umana, come è chi ti sta vicino, figuriamoci con le creature soprannaturali, non ci si stanca mai. Con le creature soprannaturali, ho detto una bestemmia, insomma. Creatura soprannaturale è la Madonna, insomma, quindi è valida per lei, no? Invece Gesù è il creatore, insomma, quindi è il nostro Dio. Quindi, anche se i santi mariani dicono che cosa simile accade anche con la Madonna, per le ragioni che tante volte abbiamo meditato, perché la Madonna è tutta divina, ecco, è una creatura, divina, però. Non perché è una dea, ma perché è completamente indiata, c'è cioè un altro termine tecnico, insomma, quindi completamente piena di grazia, appunto, come disse l'Arcangelo Gabriele, come gli diciamo sempre, talmente piena, insomma, che non si distingue tanto bene tra la grazia, tra dove finisce la grazia e dove comincia la sua pur magnifica personalità, no? Quindi i modi corretti sono questi di interfacciarsi in questi. Questi sono momenti formativissimi ed è che Gesù, e non sono solo questi. Vedremo che poi in futuro c'è anche altro. È chiaro, vedete, che perché questo? Ma perché se vivere nella divina volontà vuol dire stare H24 in un stato di fusione ininterrotta, come si raggiunge questo stato? La domanda è molto semplice, questo stato avviene in modo automatico, d'accordo? Oppure avviene nel modo con cui la grazia funziona ordinariamente, cioè chiaramente c'è un'iniziativa divina, c'è una propulsione divina, è lui che porta avanti queste cose, ma noi però la secondiamo in continuazione e noi siamo capaci anche, come dire, di collaborare, di lavorare per questo, no? E questo lo si esercita attraverso gli atti che si compiono quando Gesù non ha più. Non dà più la sua percezione sensibile. O Divina Maria, noi sappiamo che certamente il Vangelo ci dice che in alcuni momenti tu hai vissuto queste grandi prove. C'è l'esempio più lampante e più grande, che è il quinto mistero gaudioso, che è poi anche il terzo dei dolori della corona della dolorata, quindi lo smarrimento di Gesù nel Tempio. Gesù ti ha fatto vivere questa esperienza in modi e con tinte drammaticissimi, nessuno può immaginare come sei stata tu in quei 3 giorni. Si è ripetuto questa esperienza del distacco anche da Gesù quando lui è uscito di casa da Nazareth per iniziare la vita pubblica. E la forma più drammatica di questo distacco c'è stata al commiato del Giovedì Santo, alla vigilia della Passione. E ancora, il giorno dell'Ascensione, noi siamo certi che Gesù non ti ha fatto mancare la sua presenza sensibile, però, dopo l'Ascensione in cielo, la sua santissima umanità non era più, come dire, a portata di mano perpetua, noi non siamo in grado di penetrare questi misteri. Però, ecco, il nostro cuore ci dice che qualcosa è cambiato, quindi tu ovviamente hai sempre reagito in maniera non esemplare. Di più a tutti questi momenti,
Da un lato, come dobbiamo fare unendosi alla volontà di Dio, col fiat, va bene, e dall'altro però, cominciando a attivare un tale desiderio, un tale grido, ecco, di ritorno dello sposo, che addirittura sappiamo per certo, insomma, che ha anticipato il momento della risurrezione, il tuo grido di innamorata, ecco, dal momento del Venerdì Santo in poi, no? Gesù non è stato 3 giorni e 3 notti sottoterra, come lui stesso aveva detto, non c'è stato neanche poco più di 40 ore, ecco, anzi circa 40 ore da cui è derivata la nostra devozione eucaristica, quindi 40 ore contro 72 è quasi la metà, insomma, no? Quindi ecco. Che non dimentichiamo, ecco, anche questi tuoi esempi, che tu sei modello per noi anche in questo, e che nei momenti in cui Gesù non si fa sentire possiamo vivere come Lui vuole che li viviamo, in attesa e nel grido incessante del suo ritorno e nella percezione sensibile, dolorosa ma salutare, del nostro nulla e della nostra incapacità di ogni cosa di buono, quando Lui o tu non ci siete. Ecco, ricordiamo la meditazione di oggi, ricordando le parole di Sant'Ignazio, che la vita di chi ancora ha bisogno di purificazione procede tra consolazione e desolazioni. E ricordiamo soprattutto i comportamenti da tenere quando nella desolazione Gesù ci toglie la sua presenza sensibile. Nella divina volontà vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave Maria.